Il nome di Dio, il clemente e il misericordioso. Il nostro sermone oggi porta il titolo La tolleranza e la facilitazione e grandi aspetti della legge islamica. Ma prima di tutto, lode ad Allah, Signore dei mondi, che dice nel sublime Corano: Allah vi vuole facilitare e non procurarvi disagio. Testimonio che non c'è Dio che Allah l'unico, e testimonio che il nostro maestro e profeta Muhammad è il suo servitore e messaggero, che disse: mi sono inviato con la tollerante religione da Abramo. Pace e benedizione di Allah sul nostro profeta, sui suoi familiari, sui compagni e su tutti quelli che li seguono con carità fino al giorno del giudizio universale, seguitando in merito. Non v'è dubbio che l'aspetto della grandezza della legge islamica, cioè Sharia in arabo, sono tantissimi da non contare. La tolleranza e la facilitazione sono tra i più distinti aspetti della religione islamica. Nella legge islamica, cioè la Sharia in arabo, non si vedono l'imbarazzo e il disagio, né la durezza né la difficoltà. Alcuni fanatici appartenenti all'Islam hanno creduto che l'esecuzione delle dottrine della religione richieda l'applicazione degli ordini più estremi della religione, e il fatto che ha portato all'estremismo e ha condotto tante persone al fanatismo sotto la pretesa dell'impegno, della riservatezza e della prudenza, tanto che il fanatismo sia diventato un campo di competizione tra loro stessi. Ma tutto questo non cambia la vera immagine della legge islamica o della religione islamica. Delusi, credono che quelli più fanatici sono quelli più religiosi e più temibili di Allah, l'Onnipotente. Tutto questo indica la loro ignoranza della grandezza di questa religione e della sua grazia e tolleranza. Di questo dice Allah nel sublime Corano: egli vi ha scelti e non ha posto nulla di gravoso nella religione, quella del vostro padre Abramo che vi ha chiamati musulmani, già allora e qui ancora. Sì, che il messaggero testimoni nei vostri confronti e voi testimoniate nei confronti delle genti. E il profeta Muhammad, da parte sua, pace e benedizione di Allah su di lui, disse che la religione dell'Islam è facile e chiunque faccia della religione un rigore lo sopraffà. Quindi seguite una via di mezzo in adorazione. Se non potete farlo, fate qualcosa di simile ad esso e cercate aiuto di Allah al mattino e al crepuscolo e parte della notte. Quanto lodato Sufyan al-Thawri quando dice o disse che non tutta la gente può capire il vero significato della tolleranza e la facilitazione dell'esecuzione della legge islamica, solo i sapienti fiduciosi lo sanno. Ma il fanatismo tutti lo sanno. La tolleranza nella religione islamica non è solo una sola parola da pronunciare, ma è uno slogan da innalzare ed una dottrina divina. È un principio con il quale Allah tratta i suoi servi ed ha ordinato la gente di adottarlo nei loro comportamenti. Di questo disse Allah l'Onnipotente: Allah non impone a nessun anima al di là delle sue capacità. Allah l'Altissimo disse anche nel sublime Corano: Allah vi vuole facilitare e non procurarvi disagio. Disse anche Allah l'Onnipotente: Allah vuole alleviare i vostri obblighi, perché l'uomo è stato creato debole. In un versetto del sublime Corano, Allah apre le porte del perdono, della grazia e della misericordia a tutti gli adoratori, dicendo: «Di, o miei servi che avete ecceduto contro voi stessi, non disperate nella misericordia di Allah. Allah perdona tutti i peccati, in verità egli è il perdonatore e il misericordioso». Disse anche: il tuo Signore è il perdonatore, colui che detiene la misericordia. E disse Allah, gloria a Lui all'Altissimo: invece coloro che si sono pentiti e si sono emendati
da costoro lo accetto il pentimento. Io sono colui che accoglie il pentimento e il misericordioso. Narrato da Abu Huraira che il messaggero di Allah, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: quando Allah creò i creati, scrisse sul suo trono: la mia misericordia ha preceduto la mia rabbia. Allah l'Onnipotente disse in un hadith divino: o figlio di Adamo, finché mi invochi e chiedi a me, ti perdonerò per quello che tu hai fatto, e non mi dispiacerà, o figlio di Adamo, se i tuoi peccati hanno raggiunto le nuvole del cielo e poi hai chiesto perdono a me, ti perdonerei, o figlio di Adamo, se venissi da me con peccati grandi quasi quanto la terra, e se dovessi allora affrontarti, ascrivendo a me nessun compagno, ti porterei il perdono quasi altrettanto grande. Allah l'Altissimo esorta i suoi servi a perdonare in tanti versetti del Corano. Prendi quello che ti concedono di buon grado, ordina il bene e allontanati dagli ignoranti. Disse anche Allah nel sublime Corano: non sono certo uguali la cattiva azione e quella buona, respingi quella con qualcosa che sia migliore. Colui dal quale ti divideva l'inimicizia diventerà un amico affettuoso. Disse all'Altissimo anche nel sublime Corano: perdonino e passino oltre, non desiderate che Allah vi perdoni? Allah è perdonatore misericordioso. Non c'è dubbio che quello che riflette sulla biografia del messaggero di Allah, pace e benedizione di Allah su di lui, si assicura che il profeta, pace e benedizione di Allah, era il miglior esempio di tutta l'umanità nella tolleranza e della grazia. Di questo Aisha, la madre dei credenti, disse: il messaggero di Allah, pace e benedizione di Allah su di lui, non ha mai avuto la sua scelta tra due cose senza prendere il più facile o meno di esse, a patto che non implicasse alcun peccato, perché se così fosse nessuno se ne allontanò più di lui. E il messaggero di Allah, pace e benedizione di Allah, non si vendicò mai per proprio conto di nulla se non fosse stato trasgredito qualcosa che Allah aveva proibito, nel quale caso egli si vendicò per questo per amore di Allah. Ecco alcuni esempi della vita del profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, che indicano la sua saggezza quando esortava i miscredenti alla via retta. Anas ibn Malik, che Allah sia soddisfatto di lui, riferì che un uomo venne dal profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, e disse: o messaggero di Allah, ho commesso un peccato soggetto a una punizione ordinata, quindi esegui una punizione su di me. E il messaggero di Allah, pace e benedizione di Allah, non glielo chiese di che cosa si trattava, e poi venne il tempo per la preghiera. Così eseguì la preghiera con il messaggero di Allah. Quando il messaggero di Allah, pace e benedizione di Allah su di lui, finì la preghiera, l'uomo si alzò e disse: o messaggero di Allah, ho commesso un peccato, quindi esegui l'ordinanza di Allah su di me. Lui, pace e benedizione di Allah su di lui, chiese: hai eseguito la preghiera con noi? Sì, rispose l'uomo. E il messaggero di Allah, pace e benedizione di Allah, disse: in verità Allah ti ha perdonato. Narrato da Abu Huraira, che Allah sia soddisfatto di lui, che un beduino si alzò e iniziò a avvicinare dentro la moschea. La gente lo catturò, ma il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, ordinò loro di lasciarlo e di versare un secchio o un bicchiere d'acqua sul luogo in cui aveva passato l'urina. E il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse poi: sono stato inviato per semplificare le cose e non renderle difficili. Narrato anche da Aisha che una volta un ragazzo fece la bibì sulla veste del profeta, pace e benedizione di Allah su di lui. Questi, cioè il profeta, chiese semplicemente loro di mettere un po' d'acqua sulla veste per eliminarlo. Muawiyah
Ibn Abi al-Hakam disse: mentre stavo pregando con il messaggero di Allah, pace e benedizione di Allah su di lui, una volta un compagno starnutì. Ho detto: Allah abbi pietà di te. La gente mi fissava con sguardi di disapprovazione. Così dissi: guai a me, perché mi fissate? Cominciarono a battere le mani sulle loro cosce e quando li vedevo mi spingevano ad osservare il silenzio. Mi arrabbiai, ma non dissi nulla. Quando il messaggero di Allah, pace e benedizione di Allah su di lui, ha finito la preghiera e dichiaro che né davanti a lui, dopo di lui, ho visto un leader che ha dato l'istruzione migliore di lui, per il quale avrei dato a mio padre e mia madre un riscatto. Giuro che non mi ha sgridato, né picchiato o insultato, ma ha detto: parlare con le persone non è appropriato durante la preghiera, poiché consiste nel glorificare Allah dichiarando la sua grandezza e recitazione del Corano o parole in tal senso. Leggendo il sublime Corano e la Sunna del profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, troviamo tante discipline della tolleranza, della grazia e della misericordia che respingono tutte le forme del fanatismo, dell'estremismo e della violenza di quale sta soffrendo il mondo intero. Per quanto riguarda il credo, troviamo che l'Islam non obbliga nessuno ad abbracciarlo con forza, ma garantisce la libertà del credo a tutta la gente. Allah disse: non c'è costrizione nella religione. La retta via ben si distingue dall'errore. Allah disse anche: se il tuo Signore volesse, tutti coloro che sono sulla terra crederebbero, sta a te costringerli ad essere credenti? Questa è una domanda, infatti, al profeta. Per quanto riguarda gli atti dell'adorazione, il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, invitò i fedeli alla facilitazione e all'agevolazione, al respingimento del fanatismo. Di questo disse il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui: o gente, alcuni di voi fanno odiare gli altri dalle buone azioni, le preghiere. Quindi chi conduce le persone in preghiera dovrebbe accorciarlo, perché tra loro ci sono i malati, i deboli, i bisognosi. Avere un lavoro da fare. Quando uno dei compagni del profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, si lamentò di Muadh perché quest'ultimo allungava la preghiera recitando una lunga sura, cioè tantissimi versetti del Corano, durante la preghiera. E il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse a Muadh per insegnarlo: sei un costruttore di guai. Recita la sura che inizia con Bere il Sore e il suo folgore, la sura che inizia con glorifica il nome del tuo Signore, l'Altissimo, cioè leggi una sura non lunga, cioè piccole sura. In un'altra narrazione il profeta aggiunse: perché pregano dietro di te il vecchio, il debole e il bisognoso. Narrato da Anas ibn Malik, che Allah sia soddisfatto di lui, che una volta il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, entrò nella moschea e vide una fune appesa tra i suoi due cuscine. Disse: cos'è questa corda? La gente disse: questa corda è per Zainab, che quando si sente stanca la tiene per mantenere la posizione per la preghiera. E il profeta, pace e benedizione di Allah, disse: non usarlo finché ti senti attiva. Quando ti stanchi, siediti. Jabir, che Allah sia soddisfatto di lui, disse: partiamo una volta per un viaggio. Uno dei nostri uomini è stato ferito da una pietra che gli ha ferito la testa. Ha poi fatto un sogno sessuale. Chiese ai suoi compagni di viaggio: c'è una licenza oppure una concessione, una licenza religiosa per me per eseguire il tayammum, cioè pulire le parti del corpo con la sabbia invece dell'acqua? Dissero: non troviamo nessuna licenza per te, perché vuoi usare l'acqua. Si fece un bagno e morì.
quando siamo venuti dal profeta, bacia e benedizione da Allah su di lui, l'incidente è stato segnalato a lui. Ha detto: lo hanno ucciso, che Allah li uccida. Non potrebbero chiedere quando non lo sapevano? La cura per l'ignoranza è un'inchiesta. Gli bastava fare il tayammum e versare qualche goccia d'acqua o fasciare una benda sulla ferita. Allora avrebbe dovuto cancellarlo e lavoro e lavato il resto del suo corpo. Narrato da Imran bin Husayn, ibn Husayn, da aver chiesto al profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, di come fare la preghiera mentre era ammalato, rispose il profeta: preghi stando in piedi, e se non puoi, prega mentre sei seduto, e se non vuoi fare anche quello, allora prega giacendo dalla tua parte. E il profeta, pace e benedizione di Allah, anche disse: la terra è diventata per me e per i miei seguaci come un luogo di preghiera e di purificazione. Pertanto chiunque dei miei seguaci può pregare ovunque e in qualsiasi momento che la preghiera è dovuta. E il profeta, pace e benedizione da Allah su di lui, era il migliore esempio nella tolleranza e nell'indulgenza, pratica che attesta la grandezza dell'Islam, e disse della preghiera, che è l'atto più importante della religione: quando inizio la preghiera intendo prolungarla, ma ascoltando le grida di un bambino interrompo la preghiera, perché so che le grida del bambino inciteranno le passioni della madre. Per quanto riguarda i comportamenti, la legge islamica ha esortato la gente a consentire e a facilitare, a sollevare disagio e imbarazzo tra le persone nella vendita e nell'acquisto e nelle esigenze urgenti. Di questo disse Allah: o voi che credete, non divorate vicendevolmente i vostri beni, ma commerciate con mutuo consenso e non eccedetevi da voi stessi. Allah è misericordioso verso di voi. Allah l'Onnipotente disse: anche chi è nella difficoltà abbia una dilazione fino a che si risollevi, ma è meglio per voi se rimetterete il debito, se solo lo sapeste. Il nostro profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: possa Allah mostrare misericordia a un uomo che adotta un atteggiamento gentile quando vende, acquista e rivendica il rimborso dei prestiti. L'ammissibilità della vendita significa che l'acquirente è facile con il venditore, in modo che le persone non sottovalutano le loro cose, ma essendo gentili e indulgenti fra di loro. Il profeta, pace e benedizione di Allah, sottolinea che l'indulgenza e l'ammissibilità nei trattamenti commerciali e finanziari è una ragione di salvezza dal fuoco al di là, dicendo: un uomo entra nel paradiso perché era indulgente quando prendeva i debiti o quando li saldava. In questo senso il nostro profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: un uomo dei vostri predecessori venne invocato in giudizio finale innanzi ad Allah. Non faceva del bene nella sua vita, tranne che aveva buoni rapporti con la gente. Era ricco ed ordinava i suoi servi di lasciare quelli che non potevano saldare i suoi debiti. Allah glorioso e l'Altissimo disse: sono lo più degno io, più degno di lui, io lo perdonerò. Il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, ci mostra scene del giorno del giudizio universale, raccontando: nel giorno del giudizio universale c'era un uomo che non ha mai fatto nulla di buono nella sua vita, ma era di solito brestare alla gente, e avrebbe detto al suo messaggero oppure al messaggero della gente bisognosa: prende ciò che può essere pagato facilmente e lascia ciò che è difficile. E forse Allah, il potente e il sublime, gli disse: hai mai fatto qualcosa di buono nella tua vita? Rispose l'uomo: no,
ma avevo uno schiavo e prestavo servizi alle persone. Quando l'ho mandato a riscuotere i debiti, le ho detto: prendi ciò che può pagare facilmente e lascia ciò che è difficile da saldare. Quindi Allah Altissimo, l'Altissimo ha detto: ti ho perdonato per questo, esci dal fuoco. Dico questo e chiedo il perdono per me e per voi. Lode ad Allah, Signore dei mondi, e testimonio che non c'è Dio che Allah, l'unico, e testimonio che il nostro maestro e profeta Muhammad è il suo servitore e messaggero. Pace e benedizione di Allah sul nostro profeta, sui familiari, sui compagni e su tutti quelli che li seguono fino al giorno del giudizio universale. Sorelle e fratelli dell'Islam, il concetto della tolleranza nell'Islam non si limita solo al comportamento tra i musulmani, gli uni e gli altri, ma si allarga per diventare un metodo comprensivo di vita per tutta la gente. Allah, l'Onnipotente, ordina ai credenti fedeli di essere buoni nei loro comportamenti con tutta la gente, dicendo: userete buone parole con la gente. Allah, l'Altissimo, disse: Allah non vi proibisce di essere buoni e giusti, nei confronti di coloro che non vi hanno combattuto per la vostra religione e che non vi hanno, scacciato dalle vostre case, poiché Allah ama coloro che si comportano con equità. Abdullah ibn Omar, che Allah sia soddisfatto di lui e di suo padre, prima di fare cucinare una pecora, chiedeva al suo servo: hai regalato una parte di essa al nostro vicino ebreo? Proseguendo: perché l'ho sentito, o perché ho sentito il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, dire: Gabriele continuava a raccomandare di trattare bene i miei vicini finché non pensavo che mi avrebbe ordinato di trattarli come i miei eredi. Tra le forme della tolleranza c'è quella dell'anima, cioè la generosità umana a fare il bene a tutta la gente. Di questo disse l'imam al-Shafi'i, che la pace di Allah sia sulla sua anima: nascondi tutti i tuoi difetti con la generosità. La generosità copre tutti i difetti. Non mostra mai ai nemici una rassegnazione. Il flagello dei nemici è durissimo. Non chiedi tolleranza agli avari. Il riarso non trova nel fuoco acqua. O Allah, facci capire bene la tua religione e guidaci sulla via retta, e facci guidare quelli che stanno cercando la via retta. Grazie dell'ascolto.